Cortometraggi di stasera saranno 6 su oltre 140 ci sono arrivati. Questo già di per sé è un dato indicativo che dimostra che il cinema in un certo modo funziona, il cinema fatto in un certo modo, cioè quello giovanile, quello che viene scaturisce unicamente dalla passione di chi lo fa. Il vincitore degli SGA Film Festival a terza edizione è Vodka Tonic. L'Italia in qualche modo si è un po' dimenticata del cinema negli ultimi tempi. È un periodo difficile in cui ci si può riprendere, però crediamo almeno, se si crede incondizionatamente nelle proprie potenzialità e nell'idea che non serve molto, moltissimo per fare cinema. Nell'amore totale per la settima arte bisogna credere in questo, che oggi più che mai è l'unica arma, secondo noi, che ci resta per dire ancora la nostra.